un albergo che apre le porte alla cultura, nel senso che un'organizzazione che opera sull'isola di Ischia, grazie allo sponsor della Alidauro, l'istituto Agostino Lauro, il comune di Torrenova di Messina, con la direzione artistica di Roberta Panizza e ideata da Bruno Mancini, hanno creato questo habitat che offre durante la stagione diversi momenti: presentazione di libri, declamazione di poesie, concerti, recital. E questa sera abbiamo il privilegio di avere due artisti affermati. Parlo di un programma che è quell'andare e venire, e sono movimenti musicali tra i sentimenti mutevoli. Di conseguenza abbiamo consegnato al vostro tavolo un programma di sala, perché abbiamo gli artisti che sto per presentarvi, che mi allieteranno in questo percorso, dove ci sono musiche, avete visto, di Liszt, di Donizetti, di Azzaiolo, di Händel, di Chopin, e quindi dalla voce del contralto, che è un artista a tutto tondo, perché è da anni che svolge attività concertistica nell'ambito della musica sacra e profana, mentre il musicista che l'accompagnerà è un isolano che è diplomato al conservatorio e io dico alle mani di velluto perché sa accompagnare l'artista. Quindi io tributerei un applauso al pianista, che è Giuseppe Castagna. E lei è un contralto, è una donna splendida, io l'ho ascoltata ieri durante le prove, è Salvatorica Savigli. Buon ascolto! Ora il maestro Giuseppe Castagna eseguirà il notturno opera 48 numero 1 di Friedrich Chopin. Thank you.
Due grandi musicisti tedeschi del Settecento, il primo Gluck che dà vita alla riforma del melodramma e poi eseguiremo un brano di Mozart. Thank you.
mese di settembre. Assemblare musica, canto e effetti sonori appunto della musica elettronica che porteremo qui a Ischia probabilmente in estate, quindi verso luglio, agosto, settembre sentiremo proprio le canzoni, queste poesie messe in musica e cantate da una cantante professionista accompagnata dal pianoforte con una base di musica elettronica che fa effetti particolari come musica particolare moderna, ancora poco sentita. Come ci accennava Giuseppe, ascolteremo alcune letture e di mia scelta, appunto il privilegio di scegliere. Adesso ascoltiamo invece Macroscopica Soluzioni di Bruno Mancini. Macroscopica Soluzioni per chiodi infissi nella mia coscienza, padre. Convenne stirpo d'una ad una tra specchialanti cantilene che strascico a volte in folti fogli fitti di poesie, madre, del nostro tempo di indimensione. Né si adduce in questi occhi più aspringi lo sguardo austero dei tuoi decreti, padre, né hanno fisso sul muro di gomma i più sbirciati dalle mie spalle fascinose, dove io mi illudo in voglie e volte inveglie, madre, tra luci e lune che non sono tradimenti. Ci sento urgenza, se non per lui, per la mano che respinge i miei sorrisi, per la mano che raccoglie le mie lacrime. Io fui mortale.